Da ieri sera è iniziata al centro logistico della Marsica, gestito dalla Croce Rossa Italiana, l'affluenza dei rifugiati dall'Afghanistan in Italia, una volta sbarcati dall'aeroporto di Fiumicino ed ospitati nell'interporto abruzzese per alcuni giorni prima di raggiungere le successive destinazioni. A seguire questa giornata piuttosto movimentata, suppongo, il collega Luca Pompei, con il quale siamo in collegamento in diretta. Luca, buongiorno. Buongiorno Carmine, un saluto a tutti gli amici telespettatori. Sì, alle mie spalle l'interporto di Avezzano, che in tempi record è diventata una tendopoli, dove già dalla giornata di ieri stanno arrivando i profughi direttamente dall'aeroporto Fiumicino di Roma. Al momento circa 500 i profughi qui, ma ci hanno detto entro la nottata dovrebbero essere complessivamente 2000 i profughi. La struttura coordinata direttamente dalla staff del generale Figliuolo, con la Protezione Civile, Croce Rossa ed Esercito. Ci sono anche mediatori culturali. C'è tutta una struttura e sono iniziate anche oggi le vaccinazioni per questi profughi. Il clima, dicevi tu, giustamente molto disteso, sorrisi dopo quello che hanno passato questi profughi lì in Afghanistan con l'arrivo dei talebani. Ti propongo, Carmine, un contributo, quello di Pier Francesco De Milito della Protezione Civile, che ci racconta un po' come si sta organizzando qui il campo, che continua ad essere in allestimento, mentre intorno alle 13 sono arrivati altri 6 pullman di profughi direttamente dall'aeroporto Fiumicino di Roma. Può partire il contributo. Ci teniamo a sottolineare che questa è una struttura in cui gli ospiti sosterranno il minor tempo possibile, è una struttura in cui inizia la fase vaccinale per queste persone, un'iniziativa vaccinale coordinata, messa in campo dalla struttura del generale Figliuolo e insieme appunto alla sanità militare, all'ASL, alla regione, e Croce Rossa sta collaborando anche in questo, e insieme a Croce Rossa, grazie al coordinamento del Dipartimento, tutto il sistema di protezione civile, anche regionale, il volontariato di protezione civile regionale collabora a questa iniziativa, è un'iniziativa importante. E con l'ingegner Curcio e insieme al presidente Rocca si è fatto tanto per arrivare a questo risultato in tempi veramente, veramente record. In poche ore è stata allestita una struttura che, come dicevate, può arrivare ad ospitarne ancora di più. Al momento sono 500 e l'assistenza è di livello, ci sono i mediatori culturali, gli infermieri, diciamo un lavoro importante che comunque non deve diventare una soluzione definitiva per queste persone. Cerchiamo in poche ore, dopo aver effettuato screening sanitari, vaccinazioni e prima accoglienza, di trasferirli. Loro faranno quello di cui stiamo parlando, è un periodo di quarantena di 7 giorni secondo un protocollo del Ministero della Salute, quindi 7 giorni di quarantena, e poi entreranno nel sistema di assistenza nazionale, diciamo che verranno considerati richiedenti asilo, molti di loro sono già al lavoro per le pratiche per la richiesta di asilo al nostro paese. Queste dunque le dichiarazioni del rappresentante della Protezione Civile, Luca, ma al di là dell'aspetto ufficiale, tu hai avuto la possibilità insieme ad altri colleghi di poter passeggiare per qualche metro all'interno del campo, ovviamente a debita distanza dai profughi. C'è comunque un clima di sollievo, immagino, ma anche di famiglie che stanno unite, non c'è una divisione, mi pare, tra uomini e donne, anche nuclei familiari che vivono al di sotto della stessa tenda, ormai lontani da quel luogo di orrore che stiamo invece vedendo in queste ore in tutto il mondo, anche colpito da gravissimi fatti di sangue.
Sì, assolutamente, sono nuclei familiari compatti, uniti, abbiamo visto dei bambini giocare a pallone, agli stessi volontari a giocare a pallone insieme a loro, volti distesi per tutto l'inferno che si sono lasciati alle spalle. Questo è l'aspetto più importante. Se finita questa settimana di quarantena, poi sarà deciso in qualche modo il loro futuro. Certo è che da questo punto di vista l'Abruzzo ha risposto presente in questa enorme gara di solidarietà a livello nazionale, mettendo a disposizione questa struttura importantissima dell'Interporto di Avezzano. È davvero encomiabile anche il lavoro di Protezione Civile, Croce Rossa ed Esercito, che davvero in tempi record ha allestito e sta continuando ad allestire questa enorme tendopoli. Grazie, grazie Luca, buon lavoro. Naturalmente, se ci sono aggiornamenti puoi chiederci la linea in qualunque momento, mentre proprio vediamo le immagini dei pullman che hanno raggiunto qualche istante fa proprio il centro dell'Interporto marsicano. Grazie.